Ciao Emanuele, stamattina purtroppo non sono potuto scendere perché pioveva. Ciao Antonio, ciao Marco, vediamo un po'. Ciao Achille, il mare è buono? Sì, che fortuna. Diciamo che ieri c'è stata una bella scaduta. Però non ho preso niente, provavo a spinning alla spigola. Ciao Giuseppe, ciao Raffaele, ciao Roberto. Però ieri non è uscito niente, ragazzi. Zero proprio in assoluto. Oggi ci riproviamo. Magari, non lo so. Ero curioso di testare questi artificiali. Vediamo un po', acqua scura magari metto una colorazione, cioè acqua torbida metto una colorazione un po' più scura. Non vi nego che sono tentato a fare pure un po' di edging, ma principalmente vorrei catturare qualche serro o qualche spigola. Quindi spero di fare qualche bella cattura. 4 pollici e mezzo, rashad. Stamattina piccola lecciotta da 500 grammi, grande, bello. Almeno hai avuto un po' di movimento. Ci provo, ritorno tra poco. Allora, vediamo un po' se qualcuno ha scritto qualcosa. Stamattina. Ma sei dalle tue parti che stai oppure Costa Ionica? No, Costa Tirrenica, ciao Vito. Sono a Palmi, ragazzi. Sto facendo due lancetti con le gomme per ricercare la spigola. Vediamo un po' se esce fuori qualcosa.
Bella Palmi, è un bel posto. C'ha bellissimi spot, devo dire. Vediamo un po' se riesco a catturare anche qualcosa. Io sono di Molokhio, quindi sei abbastanza alto, diciamo. Grazie mille Emanuele per la condivisione. Io vorrei proprio portarvi qua con la nuova action cam e mandare il video in diretta, così da avere un'inquadratura migliore e senza andare avanti e indietro parlare direttamente sull'action cam. Niente edging, beh, diciamo che se non dovesse uscire nulla ci voglio provare anche edging, anche se l'acqua è un po' torbida, quindi utilizzerò colorazioni scure. Ci proviamo lo stesso. E allora con la gommina niente, vediamo un po'. Visto che comunque il mare non è increspato, ci voglio provare con un needle, magari gira qualche serrotto. Incrociamo le dita. Già ho preso qualcosina? No, Christian, ancora no. E speriamo bene. Allora, io ci sono andato stamattina, ma niente, acqua troppo torbida. L'acqua è torbida, sì, però vi posso assicurare, c'è un video per esempio sul mio canale che con acqua torbida Salvatore Marta ha pescato una bella riccioletta. Era strano perché l'ha pescata anche in superficie con un VTD, quindi non vuol dire sempre acqua torbida che non gira pesce, attenzione. Sto pescando con una Selectra X9 della Kalikunnan. Dai, fallo uscire un bel serra, speriamo bene. Incrociamo le dita.
ancora niente. Per lo spinning dovreste andare dietro al ristorante Josué. Ma qua lo spinning, cioè, non so dietro al ristorante Josué cosa ci sia. Però fai conto che io sono nei pressi della Quiete ed è comunque uno spot frequentato. Tirrenica, acqua molto torbida, sì. Io cambierei spot. C'ho una pausa dal lavoro e quindi mi faccio due lanci giusto per compagnia. Anche a San Ferdinando dietro il porto dovrebbe essere buono. Sì, sicuramente sono degli spot più indicati. Grazie a tutti per i consigli, ma momentaneamente sono qua perché ho una piccola pausa da un'oretta e mezza. Mettiamo un long jerk, dopodiché provo altri due lanci con la gomma e poi facciamo due lanci ad edge. Comunque Giuseppe, se domani ti fai vedere a Torre Nova, in che senso? Vito? Ah, ti aiuto per la cam. Guarda, c'è il link per la donazione se vuoi, non c'è bisogno che scendi fino a Torre Nova. Io comunque ti ringrazio, grazie mille. Questa volta proviamo la colorazione, io domani vengo per andare a caccia, a Torre Nova? Ci sono delle teste da... c'è qualche taglia su qualche testa? Vabbè, sicuramente magari in qualche terreno adiacente a Torre Nova. Dove sei esattamente? Esattamente mi trovo alla Tonnara di Palmi. Ma usi la stessa canna per edging e spinning? No, non uso la stessa canna. Questa è una 2,40 m Selectrix 9 della Kali Pullman, anellata Fuji, e la uso per lo spinning.
per lo spinning diciamo medio, ha un'azione di 15,46 grammi. Fammi controllare bene, ma è 15,46. 15,46 grammi, ragazzi, non so se... Ok, così. Eccola qua, 15,46 grammi. Carbonio Diamond è un carbonio che fa Renzo Valdieri, diciamo, lo stile. E il mulinellino invece è un Daiwa Ninja 4000. E utilizzo questo. Momentaneamente ho montato una Jighead Nomura su uno shad della Molix. Niente Giovanni, per quanto riguarda invece legging utilizzo sia una seppia della Cali Cunnan 2,50 m, azione medium, e invece poi utilizzo con azione medium light, principalmente per le seppie, utilizzo una, non mi viene il nome, Abu Garcia Salty Style, scusate non mi veniva il nome. Facciamo altri due lanci.
Niente raga, almeno questa scintata bianca. Se nemmeno che ora sono. Sono le 3:20. Come ultima spiaggia facciamo due lanci adesso, vediamo un po' se esce fuori qualcosa. C'è l'acqua velata, però non è proprio proprio torbida. E visto che questa cannetta ha un'azione da 46 grammi. Ciao Dario, grazie per aver visto la diretta. E allora, dicevo, visto che questa cannetta ha un'azione da 46 grammi, Giovanni, grazie a te per i complimenti. Io quello che so, quello che ho imparato, lo condivido volentieri. Grazie mille. Ecco perché sto cercando di acquistare un action cam e portarla sempre addosso e trasmettere in diretta quello che faccio, perché vorrei fare ad ogni uscita in pesca, diciamo, vorrei fare, perché no, una diretta in modo da condividere sia le condizioni meteomarine che ci sono e sia come effettuo la cattura in diretta. Io cerco di farlo nei video, però perdo molto molto tempo. Allora, innanzitutto, nei giorni precedenti ci sono state belle mareggiate qua, chi è della zona lo sa bene, quindi vado a utilizzare un edge economico, perché non so se... Vedo conto che dietro di me, alle mie spalle, vi faccio vedere un attimino, ci sono dei massi, come potete vedere. Questi massi sono stati tirati fuori e portati avanti e indietro dalla corrente, dal mare forte, no? Dalla mareggiata forte. Dai che esce una seppia shock, speriamo, anche perché con queste condizioni meteomarine spesso ho catturato qualche bella big. Comunque, grazie ancora a Giovanni, utilizzo un artificialino economico, doppio fondo silver, perché con la luce alta preferisco utilizzare doppio fondo silver e colorazione scura, almeno sulla schiena, perché con acqua velata molto ossigenata le colorazioni scure si vedono molto di più. C'è vento stamattina, pesca jig a Catanzaro, c'è vento stamattina, ma ne sono uscite 4, vai, grande. Spero che ne esca qualcuna pure qua. Allora, questo me lo porto un po' più in giù. Ok, dicevo ragazzi, visto che è una 46 grammi, non è adatta per l'action, però non ho portato l'altra cannetta con me, perché principalmente in questi giorni sto scendendo, quando scendo a mare preferisco puntare la spigola o il serra, se c'è qualcosina, finora ancora no. Confermo, a volte escono le piccole con le mareggiate, esatto. Però visto che 46 grammi, gli ho aggiunto un piombino da 15 grammi più un edgy, arrivo a 35 grammi e quindi riesco, l'edgy è un 3-0, e quindi riesco a lanciare un pochettino più lontano, magari dove sul fondo l'acqua è più pulita. Vediamo un po'.
Primo lancio e niente. C'avevo da fare oggi, mannaggia a te. Mi faccio venire, curioso di provare dopo ste mareggiate. Ciao Francesco. Scendo in pesca anch'io un'oretta. Se prendo qualcosa ti faccio sapere, grande. Ragazzi, mandatevi le vostre catture che io le condivido volentieri anche su Instagram e vi taggo ovviamente. Quindi se vi fa piacere mandatevi anche le vostre catture. Emanuele Campanella, oggi niente pesca? Comunque sembra che non si incagli, eh? Sembra che questa mareggiata diciamo abbia insabbiato un pochettino tutto. Questo è andato un po' più lontanuccio. Io sicuramente scendo. Bravo Manu, fammi sapere anche tu, eh. Io oggi sono andato al cefalo. Bella la pesca al cefalo. Vicino a qualche foce? Con pastura? Ragazzi, pescare edging con una canna da spinning è bruttissimo dopo che ti abitui con l'attrezzatura giusta. E allora, vicino alla foce, l'altra volta ne ho presi tre. E oggi com'è andato oggi? Il cefalo tira come un trenino comunque, eh. Sembrava ci fosse qualcosa. Ho preso 2 di 1. In che senso 2 di 1? C'era qualche serra e l'ha tagliata a metà? Comunque forse c'era qualcosa prima.
che non si riesce a capire bene. Per lo spinning va benissimo, ma per l'edging, raga, le canne da spinning si perde tutta la sensibilità. Soprattutto con una grammatura come questa, 46 grammi. A meno che non è una bella big, non riuscite a capire bene se c'è qualche tocco. Oggi niente, Alice. E allora, Matteo Martino, dove sei andato e quale colore hai usato? Stamattina al lido solo una con color oro. Ho preso due, tutte e due da 1 kg e l'altra da 1,7. Io ho già fatto 3 orette, ma niente, il mare era calmo, ma l'acqua era torbida. È un po' sporca. Ragazzi, quando l'acqua è sporca, cercate di utilizzare colorazioni scure. Perché la colorazione scura in un'acqua torbida, non dico proprio marrone, attenzione. Però in un'acqua torbida, oppure bella ossigenata, la colorazione scura si vede molto di più. E un'altra cosa, cercate di arrivare il più lontano possibile, perché può essere che il termoclino dell'acqua tagli la torbidità dell'acqua, nel senso che ne so, se il termoclino è a 2 metri dal fondale, sotto dei 2 metri dal livello dell'acqua l'acqua è più pulita e quindi le seppie può essere che stazionano sul fondo, no? Se invece è troppo troppo torbida, la seppia, il cefalopode, fa fatica a respirare perché non ha proprio le branchie come i pesci. Mulinello Shimano Seppia, è un bel mulinellino, l'ho visto di presenza, è un bel mulinellino. Vediamo un attimino di cambiare colorazione. Provo con una colorazione totalmente blu, quindi monocromatica, che faccia un bel contrasto in acqua, no? Vediamo un po'. Cerco di arrivare il più lontano possibile. Ciao Raffaele, in bocca al lupo, eh. Anche il bianco va bene? Il bianco va bene, ma non con acqua torbida. Il bianco quasi quasi si annulla sull'acqua torbida. Sono quasi le 3. Ragazzi, io vi ricordo che insieme a Paolo, sabato alle ore 21 faremo una diretta, sul gruppo
tuna jig fishing, quindi vi invito tutti. Parleremo di luminescenza, fluorescenza e fosforescenza per quanto riguarda gli artificiali da edging. Quindi siete tutti invitati, mi farebbe molto piacere. Se volete andate sul mio profilo Facebook o Instagram, vi lascio il link del gruppo così potete partecipare a questa diretta sabato. Intanto qua oggi giornata propria 0-0, prima mi era sembrata una piccola tocca, però sul cestello non c'è niente. Sto cercando di fare dei lanci a ventaglio in modo da sondare più fondale possibile. Grazie Emanuele che condividi il link. A Marina Velate c'è poca onda lunga. Provate con le colorazioni scure, ragazzi, le colorazioni che più avete scure, diciamo. Anche il nero va benissimo, il nero è una colorazione formidabile in queste condizioni di acqua torbida. E diciamo che qua sto lanciando 35 grammi adesso, no? Quindi questa è una canna piuttosto da lancio. Però arrivo quasi a queste distanze e tieni conto che ho uno 0,20 in bobina. Parlo con Gennaro ovviamente. Fai conto che invece nella canna da egging ho uno 0,8 in bobina, uno 0,08 mm, non pie, uno 0,08 mm. E riesco ad arrivare quasi alla stessa distanza spiombato, senza piombo, quindi senza piombatura, solo leggi un 3. Un 3,5 ancora meglio. Emanuele, condividi il link del gruppo Facebook, così magari. No, pensavo ci fosse qualcosa. Così magari sabato ci becchiamo tutti là, se non faccio qualche altro video. Io spero che sabato alle 2 esca il quarto video per quanto riguarda la costruzione del long jerk che sto facendo. Spero di poterlo editare entro sabato alle 2. Qua niente, raga, nemmeno un polpo viene a trovare. Ultimo lancio e poi si chiude tutto, diciamo sempre così, no? Ultimo lancio e poi ne facciamo 4-5.
Io provo questa sera a 7. Grande. Devo dire che in questo periodo vi confesso che è molto difficile, diciamo, effettuare tante catture, almeno nelle mie zone, io parlo delle mie zone, sia Costa Ionica che Tirreno. Sul Tirreno bisogna spostarsi tanto. Se qua fate una cattura, magari dovete fare 500 metri, un chilometro per poterne fare un'altra. A meno che non volete camminare lungo tutta la costa per un chilometro e mezzo, si perde molto tempo, no? Quindi magari recatevi direttamente nei punti dove avete avuto più soddisfazione. Per quanto riguarda la costa ionica, io là mi sposto pure qualcosina in meno, faccio ogni 150-200 metri per dire. Riprovo a lanciare, poi mi sposto altri 200 metri e riprovo a lanciare. Sempre e comunque vado negli spot che mi hanno dato più soddisfazioni, ovviamente. È difficile pescare le serpi. È la seconda volta e mi sembra che ci sia qualcosa, però non riesco. La canna da spinning perde di sensibilità e quindi sembrava ci fosse qualcosa, invece no. Dicevo, bisogna spostarsi tanto, raga. Io oggi ho provato solo in uno spot perché, come avete visto, avevo una quarantina di minuti. Quindi ora chiudo tutto e vado via. Ultimo lancio, giuro, questo è l'ultimo e lo faccio con una colorazione particolare. Non so precisamente se sul fondo l'acqua è un po' più limpida o meno, però ci voglio provare lo stesso. Vediamo se riusciamo a fare qualche cattura. Più in giù imbobinato c'è uno 0.08 della Keiriki. Quando ci sarà occasione per una pescata insieme? Appena vengo di là e lo so, diciamo, anticipatamente, ti mando subito un messaggio. Secondo me si infossa Leggi. In che senso si infossa, Emanuele? Vediamo un po', sono le 3:05, sono già un po' in ritardo. Le barche iniziano ad attivarsi sicuramente. Come potete vedere, raga, pescheranno a, non lo so, ce ne sono una, due, tre, quattro, cinque. L'unica più vicina alla riva è questa che sta passando qua adesso. Però fanno tipo una specie di trainetta, faranno qualcosa del genere. In che senso si imposta Leggi, Emanuele? Si autosotterra? Tipo che scava nella sabbia? Mi sembra un po' strano.
Leggi tendenzialmente tende a stare in questa posizione, quindi non a scendere verso giù ma a galleggiare. Devo dire che anche sul fondo è un pochettino sporca, ci sono comunque residui di posidonia, erbetta, eccetera eccetera. Niente raga, né seppie e né spigoli. No, zero. Grazie a tutti per la compagnia e se riesco e se non piove, perché stamattina pioveva, magari mi faccio due lanci domani mattina all'alba. Ovviamente siete tutti invitati sul canale, vi arriverà la notifica. Per chi non l'avesse ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale. Se vi va andate a guardarvi qualche altro video, così vedete bene di cosa tratta e di cosa parla il canale. Grazie a Emanuele che mi segue nelle mie dirette, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Anzi, se non ci vediamo domani mattina, ci vediamo sabato durante la diretta. E spero di poter finire di editare l'altro video sull'autocostruzione. Se qualcuno fosse interessato, faccio vedere anche, c'è una playlist dove dice come costruire un artificiale da edging, quindi siete tutti invitati ad andare a vederla. Ora salgo su prima che arrivi il mare e mi faccio un bagno. Ciao raga, un abbraccio! Grazie mille Failla! Ciao Fishing Mediterraneo! Pardon, era saltato la diretta. Grazie a tutti e grazie a Emanuele anche per aver condiviso il link della donazione. Grazie mille a Failla, si legge così, spero bene, con la doppia F, per aver donato e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao Domenico, sei arrivato in ritardissimo. Ciao.